è il succo delle olive. L'olivo è un albero sacro e l'olio, frutto delle olive triturate, servì per l'uomo per illuminare la notte, per condire il cibo, per consacrare, ungere di olio sia gli arredi sacri sia i sacerdoti e per uso medicinale, perché nell'olio si scioglievano gli elementi che si trovavano nelle erbe e serviva come base per qualunque medicina. L'olio serviva anche come cosmetico per profumare. Ecco i diversi usi dell'olio, elemento importantissimo nella vita, soprattutto degli antichi, quando non c'era la luce elettrica, quando non c'era il petrolio, quando l'unica fonte di illuminazione e l'unica maniera per lenire i dolori della gente era l'olio. Noi dovremmo, nella liturgia dell'olio, contemplare questi diversi usi dell'olio, ma per brevità noi fissiamo lo sguardo sull'olio che serve per ungere gli ammalati e che viene usato. Ricordiamo sempre questa nostra consacrazione. Siamo dei giunti del Signore, dei Cristi del Signore, e dobbiamo vivere la nostra consacrazione. L'olio serve per condire i cibi. Nelle scritture le focacce che venivano offerte al Tempio dovevano essere unte di olio e cosparse di sale. Nell'uso domestico l'olio era sempre un elemento benedetto, ma soprattutto l'olio, come noi lo vogliamo così considerare questa sera, è l'olio per guarire le ferite, sia le ferite del corpo sia le ferite dell'anima. Il sabato santo, meglio il giovedì santo, il vescovo benedice l'olio per gli infermi. Noi ricordiamo quest'olio e come il buon samaritano che unge di olio l'infermo che trova a metà strada, così anche noi ungiamo con l'olio gli infermi. È l'olio della carità, l'olio dell'amore. Questa sera celebriamo così l'immagine pedagogica del samaritano e chiediamo al Signore la guarigione dalle nostre ferite, dalle nostre malattie, dalle nostre infermità. Però prima benediremo quest'olio, immetteremo nell'olio tre elementi profumati, perché l'olio profumato è il segno del nostro amore a Dio. Olio profumato è il tuo nome, cantava la sposa dei cantici, per queste le fanciulle ti seguono. Non venga mai meno l'olio sul tuo capo, è un testo di Coelet, e le tue vesti siano bianche. Ci viene ricordato da Paolo che noi siamo il profumo di Cristo. Cristo è il profumo, dobbiamo profumare di Cristo. Profumo di vita per i credenti, profumo di morte, annuncio di morte per i non credenti. E per immetterci in questa dinamica dell'olio,
noi leggiamo alcuni testi, poi benediremo l'olio e ci introdurremo nella immagine del samaritano che incontra l'uomo in mezzo alla strada tra Gerusalemme e Gerico, scende da cavallo e unge di olio quel povero infermo. Poi Gesù dice: va e fa tu lo stesso. E allora, ricapitolando tutti questi usi, noi fissiamo l'attenzione sull'olio per gli infermi, che guarisce le malattie dell'anima e del corpo. Leggiamo qualche testo dei libri santi. Leggiamo innanzitutto Luca e la donna che è ferita nel cuore. Essa ha commesso tanti peccati, unge di olio profumato i piedi del Signore. Questo profumo riempie tutta la casa. Gesù guarisce dai suoi peccati la Maddalena. È un olio che ci ricorda il profumo dell'amore, l'amore profumato dalla Maddalena, l'amore ancora più profumato di Cristo Signore. È un olio che guarisce, mentre la Maddalena profuma i piedi del Signore, Gesù guarisce il cuore della Maddalena. Leggiamo. Luca 7, 36, 50. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e, fermatesi dietro, si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnargli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. A quella vista, il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è quella donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutte e due. Chi dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo quello a cui l'ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non m'hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha amato molto. Invece, quello a cui si perdona poco, ama poco. Poi disse alla donna: ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora i commensali
cominciarono a dire tra sé: chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. È interessante fissare questa immagine. C'è olio, perdono, amore. La Maddalena riceve il perdono completo dei suoi molti peccati, perché è molto amato. Dio non guarda né la moltitudine né la qualità dei peccati, guarda l'amore, perché l'amore distrugge. È chiaro che questo amore in Maria Maddalena fu dono di Cristo. La Maddalena non poteva avvicinarsi a Gesù se prima Gesù non avesse toccato il cuore. Questa sera noi chiediamo al Signore di perdonarci i nostri peccati, però il Signore vuole che noi rompiamo il vaso dell'olio ai suoi piedi, rompiamo il cuore ai suoi piedi. Gesù è nel tuo fratello, nella tua sorella. Se vuoi guarire dalle tue ferite interiori, se vuoi guarire dai tuoi peccati, versa su Gesù, presente nel fratello e nella sorella, l'olio del tuo amore. È il veicolo migliore per la tua guarigione interiore, per la guarigione del cuore e anche per la guarigione di tutte le ferite che tu hai contratto nel lungo viaggio della vita. Maria di Maddala aveva tante ferite, tanti peccati. 7 demoni erano usciti da lei. Era abbeverata dal peccato, posseduta dal peccato e dai demoni, ma ricevette il dono dell'amore, e l'amore coprì una moltitudine di peccati, come dice la scrittura. Fratello, sorella, se tu hai peccato nella vita, anche che tu avessi peccato più della Maddalena, anche che i tuoi peccati fossero gravi più di quelli della Maddalena, questa sera sei invitato a prendere l'olio che il buon Dio ti dà, l'olio dell'amore, e ungere i piedi del Maestro col perdono. Guarirai dai tuoi peccati e dalle tue infermità. Ma Gesù ti invita a versare l'olio sul tuo fratello, l'olio del tuo amore, a dare il perdono a Gesù, presente nel fratello. Se tu hai astio nel cuore, odio per il fratello. Se tuo fratello ti ha fatto del male, se tuo fratello ha peccato contro di te, versa l'olio ai piedi del fratello e guarirai tu. Gli attirerai sul fratello la benedizione di Dio. Signore Gesù, tu sei presente in ognuno dei miei fratelli e delle mie sorelle. Io sono la Maddalena,
sono ferite nel cuore, sono ferite nello spirito, sono ferite anche nel corpo. O Gesù presente nel mio fratello, nella mia sorella, io verso l'olio del perdono sul fratello e sulla sorella, ravviso te nel fratello e nella sorella, amo te nel fratello e nella sorella, accetta il sacrificio del mio olio, perdoni i peccati, guariscimi da tutte le malattie e perdona anche attraverso quest'olio che io verso al mio fratello la guarigione e il perdono, perché anche lui come me è peccatore e peccatrice davanti a te. Questa sera, Signore, questa sala sia profumata di olio, l'olio del perdono vicendevole, dell'amore vicendevole. Avvinti tutti nel peccato, perché tutti siamo peccatori. Infermi tutti, perché tutti abbiamo contratto le malattie nel cammino terreno. Tutti vogliamo essere guariti dal tuo amore. Accendi nel nostro cuore l'amore e mentre versiamo l'olio, la tua guarigione scende su di noi. Signore Gesù, tu hai comandato ai tuoi discepoli di ungere di olio gli infermi, ma tu stesso, nella parabola del buon samaritano, hai unto di olio l'uomo capitato là lungo la strada e hai dato un comando: va e anche tu fa lo stesso. È il comando tuo, Signore, che noi vogliamo eseguire nel nostro ministero. Fermarci sul fratello, piegare le ginocchia, caricarlo su di noi e aiutare te, l'unico che guarisce, a curare e a portare al termine la guarigione del fratello. Ti chiediamo, Gesù, che i nostri gruppi siano l'albergo dove il buon samaritano portò quell'infermo e diede all'albergatore i due denari perché si prendesse cura dell'infermo fino al suo ritorno. Ti chiediamo, Signore Gesù, che il nostro ministero di guarigione sia un ministero secondo il tuo cuore e che noi usiamo come te l'olio e le fasce e il vino. Noi che abbiamo ricevuto da te i due carismi, i due denari. O Gesù, vogliamo visualizzare te nella veste del buon samaritano, riflettendo sulla parabola che tu hai detto. Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. E Gesù rispose: hai detto bene, fa questo e vivrai.
Ma quegli, volendo giustificare se stesso, disse a Gesù: ma chi è il mio prossimo? Gesù rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versando olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò alla locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? E il dottore rispose che ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: bene, va e anche tu fa lo stesso. Vogliamo meditare brevemente su questa parabola fondamentale nel ministero di guarigione che Gesù esercita e che continua a esercitare nella Chiesa attraverso i suoi ministri e attraverso noi, a cui ha dato il comando: va e fa tu lo stesso. La parabola si innesta nell'amore. Gesù vuole spiegare in che cosa consiste l'amore. L'amore per Dio, l'amore per il prossimo. Chi è il tuo prossimo? È il fratello che ti sta accanto, che ha bisogno di te. È l'uomo. Non importa se sia un uomo lontano o vicino. Non importa, perché ogni uomo è figlio di Dio. Ecco un uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico, dalla città di Dio alla città degli uomini, Gerico. Incappa nei 3 cavalieri dell'Apocalisse che lo buttano per terra. È interessante questa sequela di verbi che ci dà il Vangelo. Cosa fecero? Lo spogliarono, lo percossero, lo lasciarono. L'uomo è stato percosso, buttato per terra, nella mente, nel cuore, nel corpo. È stato spogliato di quel vestito che aveva uscendo da Gerusalemme, la città santa. È stato spogliato dei doni ed è stato lasciato solo in mezzo alla strada. È ferito, spogliato, solo, non può darsi aiuto. Passa il sacerdote, ma il sacerdote non ha cuore. Il sacerdote è impegnato nel culto di Dio,
la sua testa e il suo cuore sono nel culto da rendere, forse un culto esteriore. Non ha tempo di occuparsi del ferito, dell'uomo. Succede anche questo. Non ci curiamo noi, che crediamo di rendere onore a Dio, noi uomini di preghiera, noi uomini del culto, non ci curiamo dell'uomo, dell'uomo della strada che chiede aiuto, perché ci dobbiamo occupare di Dio. Ma Gesù dice: lascia il tempio, lascia il culto, occupati di quell'uomo che è lungo il cammino. Quell'uomo ha più importanza per te del canto e del culto, ha bisogno di essere salvato. Ma quel sacerdote passa oltre, dice dall'altra parte, si scosta, non vuole neanche avvicinarsi, teme di sporcarsi, teme di contrarre l'impurità sacra, toccando col lembo della veste un malato. Lui è il santo e si sporca toccando il ferito, toccando il sangue sparso. Non può imbrattarsi perché è di Dio. Ipocrita, dirà Gesù. Comunque passa oltre, non ha compassione. Il levita, anche il levita è occupato nel servizio degli altri, in tutti i servizi della vita sacra e civile. Vede quell'uomo, ma anche lui non ha cuore e passa oltre, lo attende il servizio remunerato. E passa uno straniero, un samaritano, un uomo diverso, quell'uomo discese dal cielo che si chiama Gesù. Lui ha il cuore, lui ha l'amore. Ma il sacerdote non ha l'amore, il levita non ha l'amore e non si ferma, perché è l'amore che ferma. Come nella scena della Maddalena, il gioco è tutto nell'amore, anche qui tutto il gioco è nell'amore, perché l'amore è tutto. Se hai amore, bene, se non hai amore non vale nulla, non sei un uomo. Ricordate che Gesù disse questo a proposito dell'amore del prossimo. Chi è il mio prossimo? La parabola è legata all'amore. Il samaritano ha l'amore, ha il cuore e si ferma, ecco, fermarsi davanti a quell'uomo, poco importa se è fratello, se è straniero, è uomo, fatto di immagine di Dio, destinato ad essere somiglianti a Dio, in un cammino che va dall'immagine alla somiglianza. Il diavolo lo ha percosso, in quell'uomo sei tu, qualunque uomo. I tre cavalieri dell'Apocalisse, quello del bianco nero, bianco, cioè del cavallo nero, del cavallo ghiacciato, del cavallo rosso, ti hanno assalito e tu sei lì. Mi è venuto il cavaliere sul cavallo bianco.